Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 74esima puntata del podcast di MarcosBox. Apriamo questa puntata parlando di una nuova iniziativa della Linux Foundation, che ha creato la Open Source Security Foundation. Si tratta praticamente di una nuova fondazione che racchiude diversi big dell'informatica, tra i quali troviamo GitHub, Google, Microsoft, Red Hat, GitLab, Intel. Lo scopo di questa fondazione è quello di creare una comunità più ampia possibile che supporti lo sviluppo di software open source e migliori le pratiche riguardanti la sicurezza del software open source. Quindi farà una serie di iniziative per migliorare le pratiche per creare software open source sicuro. È davvero una bella iniziativa. Su MarcosBox trovate maggiori informazioni e il link al sito della Open Source Security Foundation. Passiamo adesso a una notizia che riguarda il settore della sicurezza informatica. Troy Hunt, il creatore e manutentore del famoso sito WebEmpowered, ha annunciato la sua intenzione di rendere open source il codice alla base del sito. Conoscete di sicuro questo sito. È un sito che raccoglie tutte quante una serie di violazioni di account che sono state perpetrate nel corso degli anni da parte di hacker e gruppi criminali. Questi dati, queste informazioni relative alle violazioni degli indirizzi di posta elettronica o di account vengono raggruppate su questo sito. Inserendo il proprio indirizzo email su questo sito è possibile vedere se il proprio account o la propria email è stata coinvolta in una violazione e quindi prendere misure di conseguenza, come per esempio quella di cambiare immediatamente la password e quant'altro. Bene, il creatore appunto di questo sito ha deciso di rendere sotto forma di progetto open source il tutto. Questo per migliorare il progetto, oltre che rendere WebEmpowered più sostenibile possibile. Attualmente lui è l'unico manutentore che porta avanti il progetto, quindi se dovesse succedergli qualche cosa il sito andrebbe in vacca. Il processo richiederà del tempo e non c'è ancora una data definitiva in cui avverrà la consegna del codice che molto probabilmente verrà reso disponibile su GitHub. L'unica parte che non sarà resa pubblica è quella relativa al database dal quale WebEmpowered attinge per funzionare, per ovvi motivi di privacy degli utenti coinvolti nelle violazioni dei propri dati. Per maggiori informazioni vi rimando all'annuncio ufficiale sul blog di Troy Hunt. Una delle più gravi lacune di Firefox è la mancanza di una funzionalità integrata di traduzione automatica delle pagine web. Mozilla sta lavorando da anni per integrare una funzionalità simile e recentemente ha presentato anche il progetto Bergamot, finanziato dall'Unione Europea, che vuole aggiungere un motore di traduzione integrato all'interno del browser completamente offline, quindi anche rispettoso della privacy. Purtroppo dopo la prima tech preview del progetto Bergamot tutto tace, non ci sono stati comunicati, non ci sono stati sviluppi. E quindi ci si attrezza come si può cercando estensioni di terze parti sullo store di Mozilla. Fra le tante estensioni che consentono di aggiungere una funzionalità di traduzione automatica delle pagine web, quella che a mio avviso è la migliore estensione di sempre di questo tipo è Traduci Pagine Web, una estensione open source che è scaricabile appunto dal sito di Mozilla e che va a riproporre il funzionamento delle traduzioni delle pagine web in stile Google Chrome. Quindi avrete a vostra bella iconcina con la possibilità di tradurre le pagine senza aprire una scheda, senza cose strane come funziona con altre estensioni. Questa estensione funziona anche sulla versione mobile di Firefox, o meglio la versione classica di Firefox, quella che a breve verrà sostituita, e supporta sia Google Translate che il motore di traduzione di Yandex, quindi potete scegliere. Supporta tra le varie cose anche la possibilità di tradurre in automatico tutti i siti web in determinate lingue, quindi, ripeto, ripercorre in tutto e per tutto il funzionamento della funzionalità integrata di traduzione che troviamo su Google Chrome. È una estensione, a mio avviso, fondamentale che va installata su qualsiasi installazione di Firefox. Questa settimana c'è stata l'annuncio di LibreOffice 7.0, la nuova major release della famosa suite da ufficio multipiattaforma open source e gratuita. Importanti sono le novità di questa release. Cominciamo con un supporto
per l'Open Document Format ODF 1.3, il motore grafico Skia e l'accelerazione basata su GPU Vulkan per migliorare le prestazioni e una migliore compatibilità con i file DOCX, XLX e PPTX. Non manca poi un restyling anche dell'interfaccia grafica del tema di icone per la versione per macOS. Per maggiori informazioni vi rimando all'annuncio ufficiale che trovate sul sito di LibreOffice e vi ricordo che è possibile scaricare fin da subito per Windows, macOS e Linux. Se siete su Ubuntu vi toccherà aspettare ancora qualche giorno per avere l'aggiornamento mediante il solito PPA LibreOffice Fresh, perché ancora non viene caricato nei repository. Parlando di Ubuntu, come non parlare del rilascio della prima point release per Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa e ovviamente per tutti quanti i suoi flavors ufficiali. Il team di Canonical infatti ha rilasciato Ubuntu 20.04.1 LTS, una nuova ISO aggiornata che porta con sé tutte quante le correzioni di bug, patch di sicurezza e aggiornamenti delle applicazioni sino ad ora rilasciate. La nuova ISO è l'ideale per tutte quante le nuove installazioni. Se avete una precedente installazione di Ubuntu 20.04, vi basterà mantenere aggiornato il sistema per ritrovarvi la prima point release. Cambierà soltanto il numerino nelle informazioni, nelle impostazioni di sistema. A partire dal rilascio della prima point release di Ubuntu, viene avviato il processo di avanzamento da versioni precedenti, da LTS precedenti. Quindi gli utenti che hanno installato Ubuntu 18.04 LTS Bionic Beaver riceveranno adesso una notifica di avanzamento di versione a Ubuntu 20.04.1 LTS. Le ISO le potete scaricare dal sito di Canonical. Anche KDE Neon si è aggiornata. Il team di KDE Neon ha infatti annunciato il rilascio della nuova edizione di KDE Neon basata su Ubuntu 20.04 LTS. Il team di KDE Neon infatti stava aspettando il rilascio della prima point release di Ubuntu per poter avviare il processo di migrazione e di aggiornamento della propria distribuzione. Se avete anche in questo caso una vecchia installazione di KDE Neon basata su Ubuntu 18.04 LTS, riceverete soltanto una notifica che vi avviserà del passaggio e vi consentirà di aggiornare il sistema. Su Marcosbox poi trovate un link con le istruzioni per fare l'aggiornamento. Se invece vi trovate a fare una nuova installazione, scaricatevi la nuova ISO basata sulla 20.04 e testate la distro. Infine, ultima notizia di questa settimana riguarda PhotoGIMP. Che cos'è? È una patch per GIMP 2.10.x in grado di rendere l'interfaccia utente di GIMP in linea con quella di Photoshop. È stata creata dall'autore del blog brasiliano DLinux ed è compatibile con Linux, macOS e Windows. Oltre a modificare l'interfaccia grafica, PhotoGIMP porta con sé nuovi font, alcuni filtri Python e scorciatoie simili a quelle di Photoshop. Perché ho aspettato fino adesso per parlarvi di PhotoGIMP? Perché stavo aspettando il rilascio del pacchetto in formato Snap sullo store, su Snapcraft. Adesso potete installarlo direttamente in formato Snap, quindi potete testare PhotoGIMP senza andare a sminchiare i settaggi della vostra installazione di GIMP, quindi senza installare manualmente questa patch grafica, e potete, nel caso in cui avete installato sia GIMP che PhotoGIMP in formato Snap, potete tenerli tutti e due sul vostro sistema e decidere quale più vi aggrada. E una cosa in più, non è chissà che grande stravolgimento, non è chissà che grande utilità, perché l'interfaccia di GIMP, alla fine, se uno è abituato già all'interfaccia di GIMP, non sentirà la necessità di provare questo layout che troviamo su PhotoGIMP, però è una cosa in più che può far piacere a molti di voi all'ascolto. Provatela, fatemi sapere se vi piace o se trovate soltanto un esercizio di stile così, fino a se stesso. Bene, con questa ultima notizia si chiude qui questa 74esima puntata del podcast di Marcosbox. Lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci riascoltiamo prossimamente in un prossimo episodio del podcast di Marcosbox. Ciao ciao!